È tornato operativo dopo i lavori di potenziamento e manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Sulmona-L'Aquila, la Terno Line, che collega Sulmona al capoluogo di regione attraverso un territorio ricco di storia e natura ricompreso nel Parco Sirente Velino. È una tratta che attraversa luoghi di interesse naturalistico e turistico e consente, soprattutto nei fine settimana, dove abbiamo rimodulato gli orari, per renderli adatti alle escursioni giornaliere lungo la tratta, consente non solo di visitare le città d'arte di Sulmona e L'Aquila, ma anche interessanti località intermedie, quali Fontecchio, Fagnano e Beffi, dove sono state aggiunte delle fermate. E ovviamente questa è una tratta non solo al servizio della domanda turistica, ma è una tratta che ha un'importanza per quanto riguarda il trasporto di lavoratori e studenti. Abbiamo 24 treni al giorno, mediamente nell'anno trasportiamo 140.000 passeggeri e con tempi di percorrenza che sono assolutamente competitivi rispetto al trasporto stradale. Già da qualche anno, per rendere il servizio congeniale alle esigenze di turisti e visitatori, nei giorni di sabato e domenica sono stati ottimizzati gli orari e sono state inserite le fermate di Beffi, Fagnano e Fontecchio sulla linea ferroviaria, che lo scorso anno ha ottenuto un riconoscimento importante nella classifica dei luoghi del cuore del FAI. La stazione di Raiano possiamo considerarla una porta di accesso per un trekking dolce attraverso le gole di San Venanzio, con un percorso che raggiunge l'omonimo eremo. Su questa tratta è anche possibile trasportare a bordo dei treni la propria bici gratuitamente grazie a una convenzione attiva con la Regione Abruzzo. E sono molti gli escursionisti che scelgono questo tipo di modalità treno-bici per visitare i borghi e i siti naturalistici della Valle della Terno. Abbiamo concluso la stagione estiva con un bilancio positivo, i passeggeri che hanno scelto di utilizzare i treni dell'Abruzzo anche per i propri spostamenti vacanzieri, quest'estate sono stati in totale 1 milione di persone e 5.000 delle quali hanno trasportato la bici a bordo dei treni abruzzesi. In particolare abbiamo registrato un trend di crescita sulla tratta dei Trabocchi Line pari al 5%. Viaggiare con Trenitalia da sabato scorso è ancora più semplice a bordo dei regionali perché il biglietto digitale non necessita più del self-check-in da parte dei passeggeri, ma viene fatto automaticamente dal sistema all'orario di partenza del treno. Quindi più comodo per chi viaggia, che però conserva i vantaggi di poter cambiare data e ora della partenza fino al giorno precedente e ora della partenza lo stesso giorno del viaggio fino a prima dell'orario programmato.